Ieri per un turno la caserma dei vigili del fuoco di Adrano è rimasta chiusa. Un problema questo ormai che persiste, che riguarda soprattutto sistematicamente anche altri distaccamenti come quello di Paternò. Da tempo il sindacato USB chiede la riclassificazione dei due distaccamenti, chiedendo anche l'interessamento dei sindaci, ma nulla pare muoversi. Abbiamo sentito in merito Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB dei Vigili del Fuoco. Inizia il nuovo anno, ma i problemi sono sempre uguali. Partiamo nel dire che ieri la caserma dei Vigili del Fuoco di Adrano per l'ennesima volta è stata chiusa per un turno. Come si risolve questo problema intanto? Questo problema si risolve con i solleciti anche dell'amministrazione comunale, del sindaco, al dipartimento di riclassificare la sede di Adrano, di avere una sede di nuova fattura perché è fatiscente. Oltre a questo, ovviamente la variante Omicron ci sta tagliando le gambe. Già il sottodimensionamento di organico esisteva, con il Covid-19 ovviamente tutto si incentiva e se non ci aiuta anche la popolazione e l'amministrazione comunale di tutti i comuni come quella di Adrano, di Paternò, di Caltagirone o qualsiasi altro comune della Sicilia, il nostro lavoro ovviamente si complica. Voi come sindacato USB avete scritto più volte alle amministrazioni comunali, avete scritto una lettera nel 2019 sia al sindaco di Adrano che a quello di Paternò. Risposte? Diciamo che hanno sollecitato il Dipartimento, avevano promesso altre migliorie per i locali distaccamenti. Allo stato attuale quello di Adrano ovviamente è cambiato, abbiamo risollecitato anche il nuovo senza avere risposte. Il sindaco di Paternò sembrava propenso a darci una mano anche per migliorare le condizioni dei distaccamenti. Attualmente sembra che tutti sono spariti. E poi quando arriverà l'estate, dove i problemi aumenteranno o quando ci saranno emergenze in atto, sicuramente si faranno vedere. Noi come organizzazione sindacale non possiamo permettere ciò e speriamo che si mettano una mano nella coscienza e che aiutino il bene essenziale, quali sono i vigili del fuoco. Parliamo nello specifico, in questo caso, della caserma di Adrano. È una caserma che sta soffrendo, ma forse il comando dei Vigili del Fuoco dovrebbe cercare una nuova sede. Già negli anni passati era nata questa diciamo, situazione per riclassificare una sede di nuova fattura perché quella non rispetta i criteri antisismici. Speriamo che l'amministrazione comunale, ripeto, ci dia una mano per trovare una nuova sede o che la nostra amministrazione trovi un terreno insieme al locale comune per fare una sede di nuova fattura perché quella ormai è veramente arrivata al capolinea. Arrivata al capolinea anche non è sicura per i lavoratori stessi. Oltre a questo, sicuramente ci vuole un intervento serio per rimpinguare l'organico di tutta la provincia catanese, perché abbiamo visto quello che è accaduto nel 2021, il 2022 sicuramente con i cambiamenti climatici che ci sono non sarà migliore.